Isola dei Famosi, duello finale. Tutto pronto per la finalissima di stasera in Honduras. La puntata andrà in onda oggi, 16 aprile 2018, su Canale 5, alle ore 21.10. I naufraghi. Che in questa edizione dell'Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi, con accanto gli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari. Stanno per sapere chi di loro tornerà vittorioso in Italia, dopo ben 81 giorni di permanenza sull'isola. I concorrenti ancora in gioco sono 5. Ma solo 4 di loro potranno accedere alla finalissima. Il naufrago che dovrà abbandonare l'isola prima di entrare in finale sarà o Jonathan Cashagnan o Francesca Cipriani. Che in questo momento si contendono il posto al televoto, sarà quindi il pubblico che deciderà chi portare fino alla fine. La finalissima sarà quindi giocata da uno dei due, insieme alla cantante Bianca Azzei, al comico Nino Formicola e al pallanuotista Maurice Perez. Giocheranno con prove che prevedono l'eliminazione diretta, quindi dovranno dare il meglio di sé per poter arrivare fino in fondo. Una novità rispetto alle scorse edizioni è che questa volta le prove si svolgeranno al MIND, Milano Innovation District. Che è il nuovo parco che sta sorgendo a Milano, appunto, dedicato a scienza, innovazione e tecnologia, sarà sempre Stefano De Martino l'inviato e il coordinatore delle prove. Il vincitore avrà in premio 100.000 euro in gettoni d'oro, di cui la metà verrà devoluta in beneficenza. Naufragi cambiati, non solo fisicamente. Questo tipo di cancelletto reality favorisce il cambiamento in meglio o in peggio di chi vi partecipa. Sicuramente che è anche un'introspezione che si fa durante la permanenza sull'isola, ed escono delle parti di carattere che forse non si sa nemmeno di avere. O si conferma di essere quello che si è sempre stato. Ma in ogni caso, ognuno di loro è partito con degli obiettivi, dei desideri. E questi ultimi giorni servono anche per chiarirsi e tirare le somme di quella che è stata questa esperienza. Maurice ha accettato la sfida come di solito accetta e combatte quelle che si presentano nella sua vita di ogni giorno, essendo un grande sportivo, ha dato il 100 di sé. Bianca è andata in Honduras per risolvere le sue questioni affettive. Gaspar invece ha partecipato per essere di nuovo presente in TV. Jonathan ha affrontato questo reality con la speranza di capire a che punto è la sua vita, e di conoscere meglio se stesso senza paura. Francesca invece ha portato tutta la sua allegria e spensieratezza, anche se ha cercato di far vedere altri lati molto belli di sé. Non ci resta che guardare la puntata di stasera e sapere chi sarà il vincitore.